comincia domani il Trieste Film Festival, che si svolgerà fino al 28 di gennaio, e dedichiamo due notti a questo festival che tra l'altro è nato quasi negli stessi anni in cui ha cominciato Fuori Orario. Siamo praticamente coetanei perché il numero zero del festival fu nel 1987, credo la prima edizione nel 1989, e Fuori Orario cominciò proprio quell'anno. È un festival dedicato ai paesi del centro Europa e dell'Europa orientale, dei territori su cui anche Fuori Orario ha lavorato molto nel corso degli anni. Ci sono alcuni degli autori che contrassegnano più di altri la storia di questo programma, come Belatar, per esempio, come Skolimowski, ma anche Andrei Ušić, che in qualche modo sono in risonanza con il lavoro che fa il festival. E in questa notte presentiamo un film magnifico di Kristi Puiu, Malmkrog, e insieme a questo film, che abbiamo già mandato in passato ma che ci fa piacere rimandare perché dietro la sua apparente non attualità, il testo del film è un testo di Soloviev della fine dell'Ottocento, proprio sulla soglia del XX secolo. Ebbene, questo testo entra in risonanza con la contemporaneità, è davvero sorprendente, e questo titolo che abbiamo dato, Europa 2023, L'Eterno Ritorno, è un titolo che abbiamo usato diverse volte anche in passato, dà il senso di questo circolo in cui sembra avvitarsi nel corso della storia il nostro continente. E ci fa piacere, insieme a questo film, di presentare una avvincente conversazione tra Kristi Puiu e Thanos Anastopoulos, due registi, una conversazione che ci è stata data dal Festival di Trieste, che risale credo a due anni fa, e in cui una conversazione che purtroppo non potremo mandare in onda intera nel corso della notte perché Malmkrog è molto lungo, ma che potrete ritrovare su Rai Play nella versione integrale a partire da domani e per 14 giorni. Questa collaborazione tra Fuori Orario e il Festival di Trieste continuerà anche la prossima settimana. Nella notte di venerdì, a precedere la chiusura del festival, sarà una notte polacca perché avremo riuniti insieme due dei grandi maestri del cinema polacco e internazionale, Andrzej Zulawski e Jerzy Skolimowski. Tra l'altro due registi non a caso accomunati anche da un interesse che hanno avuto per Gombrowicz, sono forse gli unici registi che si sono avventurati nell'impresa, forse impossibile, di trarre dei film da opere di Gombrowicz, Zulawski da Cosmos, Skolimowski da Ferdidurke, e quindi ci sarà anche una conversazione, forse l'ultima intervista di Gombrowicz che fu fatta dalla Rai nel 1971. E infine mi piace segnalare il fatto che a Trieste, oltre a una interessantissima retrospettiva su tesori sconosciuti del cinema ceco e slovacco, ci sarà anche un piccolo focus su Kafka con due registi che sono molto vicini al nostro programma, quindi c'è un'altra risonanza tra Trieste e Fuori Orario. Un focus su Kafka in cui ci sono dei film di Luigi Di Gianni e di Jean-Marie Straub e Daniel Huillet. Nella prossima notte di Fuori Orario, a nostra volta, manderemo il Kafka realizzato da un altro cineasta polacco, Rybczyński. Buona visione. Thank you.
Noi di Lidl